Salve a tutti, qui Piero San Giorgio, autore del libro Sopravvivere al collasso economico. Oggi ho il grande piacere di intervistare Fabrizio Nannini, autore Piacere di Mental Survival, pubblicato dalla Oepli, che è un libro che mi è piaciuto tantissimo. Ciao Fabrizio, come stai oggi? Bene, bene, bene. Tornato dai viaggi? Qualche viaggio, sì, è ormai passato, comunque sì. Raccontaci un po' di te, cosa ti ha portato a scrivere un libro sulla sopravvivenza? Allora, questo libro io l'ho scritto perché non sono riuscito a comprarlo, molto semplicemente, nel senso che non ho trovato in giro niente che riuscisse a soddisfare la mia curiosità riguardo alla psicologia della sopravvivenza. Perché, appunto, come ho scritto nell'introduzione, chiaramente anche tu avrai letto tantissimi libri di sopravvivenza, ho sentito, avrai notato che quasi tutti quanti dicono che la sopravvivenza è un fenomeno mentale all'80% circa, per definizione stessa degli autori. Ma che poi liquidano questa tematica in pochissime pagine, chi ne parla per esteso, ecco. A parte dei testi un pochino più particolari, come appunto citavamo prima Grossman o anche John Leach in Survival Psychology, l'unico testo che tratta un pochino di più l'argomento in maniera estesa e comprensibile è quello di Gonzales, che non rientra tra i miei preferiti, anche se gli va dato atto che è il primo sasso gettato nello stagno di questo argomento, ecco. Sì, il tuo approccio personale, prima di arrivare al libro in sé, la tua esperienza tra viaggi attraverso il mondo, tra situazioni, personali, cosa ti ha spinto a questa soggettiva, a questo soggetto? Ma ripeto, io fondamentalmente l'ho scritto e l'ho fatto per mio figlio, perché credo che sia una cosa estremamente utile. Credo che sopravvivere, che è una cosa che facciamo in realtà da migliaia, se non milioni di anni, sia una cosa fondamentale. Adesso le dinamiche sono cambiate, sono state studiate più estensivamente, però è un'eredità che vorrei lasciare a mio figlio, ecco. La dedica che ho espresso lui è perfettamente sincera e appunto l'ho scritto perché mi piacerebbe che lui riuscisse a mettere in atto e a imparare e a capire quali sono le dinamiche che possono farlo sopravvivere in ogni situazione, perché appunto io ho 45 anni tra poco, a quest'età ti rendi conto, come ben saprai, che realizzi che non siamo eterni, magari qualche costo alla rotta, un incidente di troppo o anche la morte di qualcuno che conosci ti fa capire che abbiamo un tempo limitato. In questo tempo limitato, avendo un figlio, devo trasferirgli tutte le informazioni possibili per fare in modo che possa sopravvivere a tutte le situazioni. Questo è stato il mio obiettivo. Spero di esserci riuscito, ecco. Poi dopo starà a lui sicuramente far crescere questo seme che ho gettato, ecco. Sì, infatti molti di noi scriviamo, ed è completamente la stessa ragione mia, tra l'altro, per i nostri figli, per poter dargli qualcosa di tangibile, di speriamo saggezza, comunque qualche consiglio e qualche riflessione sullo stato del mondo. Noi due viaggiamo molto e il fatto di avere scoperto al di là dell'Italia o dell'Europa altri paesi, altri orizzonti, ti ha portato a queste riflessioni, ha influenzato le tue riflessioni sulla sopravvivenza, perché ovviamente come me avrai visto zone del mondo dove non si vive come da noi. Certo, sì, diciamo di sì, è un mio pensiero di base, se vogliamo un po' autistico, quale posso essere, il cercare di trovare un denominatore comune a tutte le situazioni. Il fatto di sapere che le dinamiche della sopravvivenza, quelle proprio di base del nostro bios, per usare un linguaggio informatico, sono le stesse in praticamente tutti i vertebrati, è una cosa che ti fa capire che sono delle dinamiche che possono essere talmente interiorizzate da essere automatizzate, e come tutti gli automatismi può venire influenzato con un comportamento di un certo tipo, un certo tipo di apprendimento, ma soprattutto un certo tipo di esercizio che ti porta a sviluppare dei meccanismi di risposta adeguati ad ogni situazione. Il conoscere varie culture sembra una cosa importantissima, interessantissima,
perché ti fa capire, ti fa vedere la realtà sotto altri punti di vista. Il nostro punto di vista occidentale può essere eccezionale per alcune cose, può essere terrificante e sbagliatissimo per molte altre, ecco. Quello che scrivi appunto sul consumismo, sulla sovrappopolazione, sulla società dei consumi, lo sottoscrivo completamente e penso che sia assolutamente vero e c'è proprio una cecità del nostro mondo cosiddetto occidentale che sta andando incontro al baratro senza saperlo, ecco. Adesso senza essere un catastrofista in nessun modo, è inevitabile dover pensare che la mentalità superstiziosa di dire tanto a me non capita, dura fino a che non capita. E le cose purtroppo succedono in un modo o nell'altro, o a noi o a persone che ci sono vicine, succedono. Quindi corna facendo tutti gli scongiuri del caso, che possono però non servire a nulla, purtroppo è sempre meglio prepararsi, ecco. All'inizio del tuo libro si capisce che in fondo nel nostro modo di vivere occidentale, che tra, e per fortuna, tra, da 60, 70 anni senza guerre, senza casini importanti, ci siamo messi in una situazione dove, un po' di ovatta, dove non abbiamo più questo istinto che è sviluppato come può esserlo in Africa o in Asia, in certi altri paesi, dove da Alle piccoli. Come? difficoltà. Non è sviluppato alle difficoltà. Infatti, Nella bibliografia. Sì, scusami. no, prego, prego. E dunque da quest'inizio anche tu hai questa constatazione che il nostro mentale non è preparato da piccolo come può esserlo in altre culture. Assolutamente d'accordo. Il problem solving è una delle cose che stimola di più l'intelligenza nel bambino. La generazione dei nostri figli, se non è opportunamente, diciamo, instradata su un'ottica di autosufficienza, di limitazione dei consumi, di pensare che abbiamo un limite a tutto e dobbiamo porci un limite a determinate cose, ma soprattutto che il nostro allenamento mentale, la nostra resilienza non è una dote innata, può essere in pochissimi individui, ma è una cosa che deve essere coltivata col sacrificio e col problem solving, con l'affrontare delle difficoltà sempre maggiori progressivamente, è un qualcosa che deve essere comunicato, ecco. Ci sono delle popolazioni, appunto come quelle che dicevi prima, dell'Africa, che sono abituate a sopravvivere dalla mattina alla sera. Anche quando si fanno dei viaggi, appunto, tipo il Project Snake con Daniele Dal Canto, Daniele Manno e gli altri che abbiamo fatto in Africa, quando si ritorna, tutte quelle che sembravano difficoltà passano completamente in secondo piano, nel senso che le difficoltà lì erano reali, cioè il sopravvivere è dovendo trovare del cibo, dell'acqua e tutto quanto. Quello che abbiamo adesso è un qualcosa che assopisce completamente il nostro istinto di sopravvivenza. Per questo io con mio figlio cerco di portarlo più possibile con me, anche semplicemente a fare delle passeggiate in boschi, a dormire fuori, a accendere il fuoco, a fare delle cose che sono nel nostro DNA da 40.000 anni. La nostra società industriale è così da circa. Noi abbiamo una tecnologia spropositata per quella che è la nostra crescita e la nostra evoluzione culturale. Abbiamo avuto questo, appunto, questa crescita spropositata della tecnologia negli ultimi 100 anni che ha castrato completamente i nostri istinti di autoconservazione, delegando alla nostra sopravvivenza sempre più la tecnologia e sempre meno il nostro cervello. Banalmente, dal navigatore che ci fa perdere il senso dell'orientamento perché ci dice anche come tornare a casa quando siamo dietro l'angolo, al qualsiasi cosa. Quello che io consiglio nel libro di leggerlo, anche se è un libro che è veramente pesante, è piuttosto odioso per alcuni aspetti perché l'autore fa fatica a essere particolarmente simpatico, per usare un eufemismo proprio di quelli forzati, è Antifragile di Nassim Sì. Nicholas Taleb. L'hai letto? Sì. Sì. Per me dovrebbe essere il libro di testo da mettere da mettere in prima elementare, se vuoi ripetere in seconda elementare, terza elementare. Dovrebbe essere uno dei testi più intelligenti che spiega perché per essere forti dobbiamo farci del male, nel senso dobbiamo metterci un po' alla prova, ecco. Non è crescendo nella bambagia, negli agi, in tutto quanto che possiamo sviluppare né un carattere né una. Non è una forza interiore neanche esteriore, perché è proprio anche con l'allenamento che uno fa va a
a creare delle difficoltà al proprio corpo che risolve con un adattamento specifico, quindi con un'ipertrofia muscolare piuttosto che con degli adattamenti di sistema cardiovascolare e così via. certo. Il classico no pain, no gain, che gli americani che banalizzano ogni cosa, hanno riassunto in quattro parole, è assolutamente vero. No, è vero. Però devo dire che, contrariamente al libro di Taleb, il tuo libro è molto facile da leggere, anche per un immigrato italiano che l'italiano è un po' arrugginito. E l'ho trovato molto semplice, molto fattuale e mi è piaciuto il modo in cui i capitoli ti portano a una riflessione logica, a un andamento molto logico della riflessione. E poi hai anche concluso, magari ce ne puoi dire qualche parola, hai concluso su delle interviste di persone che sono state in situazioni di sopravvivenza abbastanza particolare, ce ne puoi dire un po'? Ma adesso mi viene in mente l'ultimo, ma non per importanza, che è Alex Zanardi, ecco. Io ho registrato l'intervista. Se la fai senti ascoltare una persona che non conosce Zanardi, diciamo, guarda, deve essere, sembra che sia la persona più felice del mondo. Perché, insomma, una persona che ha perso le gambe in un incidente come quello. Si è rialzato ed è diventato ancora più grande di prima. Non, quando pensi a uno Zanardi, non ti lamenti tanto la mattina che c'è la nebbia, non so, non ti lamenti che guarda, ho un po' l'epicondilite, mi fa un po' male il gomito. Ti fa ridimensionare tutto quanto, ti fa capire che. Poi, soprattutto, una cosa che ho da sempre è che se io sono veramente scimmia vede, scimmia fa. Se c'è una persona che fa una cosa, io non mi impongo il limite di non poterla fare. Io quando dico non so fare una cosa, non dico mai questa frase, dico non so ancora fare una cosa. Ammesso che mi interessi ovviamente cercare di imparare a farla o che abbia chiaramente le possibilità, non sto dicendo di fare un triplo salto carpiato che magari uno doveva iniziare a allenarsi a 6 anni, però per le cose più mentali e anche fisiche, ma con tutti i limiti possibili, bisogna dire non si può, posso, non sono ancora in grado di farlo, perché se no sono i primi limiti che ci poniamo, ecco, Zanardi. Di questi limiti non mi sembra che ne abbia assolutamente. Fa sentire disabile una persona normale con le gambe che si lamenta del mal di schiena, ecco. Sì. No, è un'intervista che mostra che nella mente, con la mente, si può Fare di tutto. completamente capovolgere la realtà di Sì. come uno la vede, come uno la vive e la percepisce. Assolutamente, E che assolutamente. il corollario è che molti di noi facciamo proprio l'opposto, prendiamo delle situazioni in cui siamo molto confortevoli e abbiamo le opportunità di fare quello che vogliamo. E le giriamo come per trasformarci la nostra vita in modo negativo e di sofferenza per niente. Ma sai, secondo me poi adesso è un pensiero che non ho scritto nel libro, che è una mia riflessione. Noi abbiamo bisogno di problemi, perché se non ci sono dei problemi non abbiamo una crescita interiore. Cioè, Certo. spesso quando ci sono delle persone che si creano dei problemi, probabilmente perché ne hanno talmente pochi nella loro vita che hanno bisogno di crearseli, ma purtroppo spesso non creano dei problemi facilmente risolvibili. O dei problemi che ne generano altri, quindi delle situazioni un po' più complesse, però tendenzialmente se noi andiamo a vedere la nostra evoluzione, noi siamo quelli che siamo adesso, vestiti come siamo adesso, sì e no, da 50 anni. Facciamo 100 anni che siamo in grossi agglomerati urbani con qualcosa che si avvicina al nostro attuale modo di pensare, però il nostro DNA non è ancora evoluto quanto lo è la nostra tecnologia, quindi c'è questo gap enorme tra Certo. una società consumistica, oltretutto una tecnologia che ci sta schiacciando sempre di più e quello che siamo noi, che siamo, non dico ancora cacciatori-raccoglitori, ma un No, no, ma è pochino vero. degli istinti ce li abbiamo. È che sono sopiti appunto dai comfort, dalla moda, dal conformismo, dal vedere quello che fanno gli altri, dall'imitazione del branco, del gruppo, Uno degli purtroppo. elementi a cui fai accenno la prima parte del libro è che, per esempio, le nostre società non hanno più i rituali classici di passaggio all'età adulta, che infatti, come lo dici appena adesso, spiegano, cioè permettevano di canalizzare l'energia
del giovane adulto, quello che chiamiamo al giorno d'oggi gli adolescenti, che vogliono mostrarsi degni e capaci di essere degli adulti come gli altri, di far parte della città, del gruppo. E dunque questa prova, questa è difficile, è una prova difficile che devono fare per mostrare di essere adulti. Tipicamente in Kenya i Maasai devono andare a cacciare un leone in gruppo con le loro lance, che non è una Certo. cosa facile, perché un leone è grande, è grosso, eccetera. Invece al giorno d'oggi non c'è più. E dunque i giovani guidano spericolati, bevono, qualcosa di classico, però che siccome non è più canalizzato, fa sì che non si arriva mai all'età adulta. Assolutamente. Non potevo esprimerla meglio. Mi veniva in mente il rito di iniziazione dei Lakota del Nord America, che era meno cruento di una caccia al leone, anche perché non li avevano i leoni, ma come non li hanno. Ma consisteva nello stare 3 giorni lontani dal loro gruppo e cercare la visione, quindi un Sì. sogno, qualcosa che ti guidasse a conoscere te stesso, perché fondamentalmente l'iniziazione può essere vista, cioè, a parte che il rito di iniziazione, come ottimo che l'hai fatto notare, questa cosa qua. Che in antropologia è un rituale che è studiato, è analizzato, è visto, è presente in tutte le civiltà del mondo. Il rito di passaggio c'è in tutte le civiltà del mondo, Ma tranne la certo. nostra. Ci sarà qualche motivo se i quindicenni escono, si ubriacano, si drogano, vanno forte in macchina. Cioè, l'età dove si fanno le cazzate, i 15 anni che abbiamo avuto tutti quanti. Ma se noi fossimo andati a cacciare, o se avessimo fatto qualche attività come facciamo da 50.000 anni, da quanti anni sono presente l'Homo sapiens, Sì. forse qualche cosa l'avremmo limata, ecco. D'accordo che adesso lo sviluppo è sempre più ritardato, si entra sempre più tardi in società, nella società attuale, per un fatto di durata degli studi e tutto quanto, però secondo me dovremmo anche assecondare un po' quella che è la nostra biologia e quella che è la nostra natura vera e propria, cosa che nella società attuale non si fa. A iniziare dalle sovrastrutture messe dalla religione sui tabù sessuali, eccetera, eccetera, ma ce ne sarebbe da parlare per giorni di queste C'è da cose. scrivere libri, ce ne sono tra l'altro. No, no, tra vero. E tra l'altro volevo avere il tuo parere sulla situazione dell'Italia, ovviamente riguardo a questa preparazione mentale di fronte alle difficoltà e ai pericoli, perché l'Italia e gli italiani hanno una reputazione sui, diciamo, gli ultimi 2 secoli di essere stato un paese dei popoli, e lo metto al plurale, dei popoli che andando attraverso il mondo, in America, in Argentina, in Australia, li trovi dappertutto, anche in Sudafrica, Sì. hanno mostrato di essere popoli estremamente ingegnosi, capaci di adattarsi alle difficoltà di arrivare in un paese nuovo dove non si parla la lingua, dove non si fa parte della cultura, e di riuscire abbastanza bene a tirarsi avanti e in su nelle società dove sono stati accolti. Oggi l'Italia e gli italiani, con la situazione demografica che è quella di oggi e la crisi economica che sembra continuare da quasi 10 anni, come vedi l'Italia e gli italiani oggi? Allora, fermo restando che attualmente il mio amore per la patria è un po' tanto scalfito da tanti anni di malgoverno da parte di destra, sinistra, tutti quanti. Da prima che siamo nati. Sì, dalla DC in poi, dal dopoguerra in poi, diciamo, c'è stato un po' una. Ma non, diciamo, non parlando di politica, l'italiano secondo me effettivamente è un survivor nato. Sì. Non parlo bene degli italiani per quanto riguarda l'unità, che è uno dei grossissimi problemi dell'Italia, che non siamo per niente un popolo unito. Siamo un popolo che litiga già dalle riunioni condominiali in poi, siamo campanilisti, con i bergamaschi, noi milanesi ci pigliamo per il culo, con i bresciani, i bergamaschi a loro volta si prendono a capelli, quindi una situazione del genere su scala mondiale non esiste. Non siamo assolutamente uniti come popolo, come possono essere i francesi, per non parlare degli americani e di tutti gli altri paesi del mondo.
E questo è il motivo per il quale ci massacrano di tasse e con un governo che è inesistente, se non criminale, come quello attuale, come quelli degli ultimi anni. Ecco. Detto questo, sì, l'italiano, appunto, proprio per il fatto che abbiamo avuto guerre sul nostro suolo fino appunto al 46, al 45, abbiamo avuto problemi di povertà, di divisione tra nord e sud altissima, di divisioni territoriali non ancora chiarite, siamo un popolo di survivor, nel senso che la nostra ingegnosità sicuramente è un qualcosa che è molto apprezzata all'estero proprio perché noi, cioè, col 67% di tasse, qualcosa te lo devi inventare, cioè, noi facciamo sopravvivenza, cioè, io dico sempre quando dico, ah, ma tu chissà quando rifaccio sopravvivenza, faccio no, ragazzi, io sono una ditta individuale, pago il 67% di tasse, punto, questo è il mio essere survivor oggi. Ti devi inventare qualcosa, ecco. Tutto qua, cioè, io ho visto anche mio padre che quando era giovane, a 5 anni, è andato a vivere in Corsica per trovare lavoro con i suoi genitori. Siamo tutti un po' emigranti, siamo tutti un po' nomadi dentro, diciamo, però comunque una cosa che non manca agli italiani, bisogna ammetterlo, è l'intraprendenza. E l'arte di arrangiarsi. L'arte di arrangiarsi perché come tutti i popoli che hanno avuto poco, adesso siamo un popolo piuttosto benestante, per cui non è magari più applicabile tanto questa cosa, però come tutti i popoli che hanno avuto una guerra che li ha devastati e poi una ricostruzione con dei tempi biblici, come se non ancora in atto adesso, ci siamo industriati a essere felici con un pallone in un cortile, ecco, tutto qua, a inventarci le cose. E basta, quello sì, l'Italia per quanto è un paese molto piccolo ha questa caratteristica italiana. Poi, appunto, le ultime generazioni hanno un pochino perso questa cosa, però comunque c'è una caratteristica che abbiamo. Che consiglio potresti dare agli italiani che forse hanno voglia di leggere il tuo libro su come prepararsi mentalmente a quello che almeno io credo saranno dei tempi molto più difficili che arrivano davanti a noi? Sì, una domanda proprio semplicissima. Ma allora, adesso mi viene in mente un film, Matrix, hai presente la scena con Morpheus, dalla pillola blu e la pillola rossa? Sì. Io dico prendete la pillola rossa. Sarà brutto, ma comunque anche a livello di tecniche psicologiche, la mindfulness, che vuol Sì. dire consapevolezza, è fondamentale. Cioè, la prima cosa è avere una percezione chiara della situazione attorno a noi. Senza raccontarci stronzate, perché siamo i primi che ci raccontiamo delle cose che non stanno né in cielo né in terra per non voler vedere determinate cose, che i segnali attorno a noi ci sono e sono evidenti di quello che può essere un futuro collasso economico, così come di quello che può essere una assoluta follia a livello governativo, come può essere un qualsiasi cosa che quotidianamente mandiamo giù ma che non ci piace. Ecco, la mindfulness, quindi essere consapevoli di se stessi e di quello che abbiamo intorno è la primissima cosa. Una volta che avete fatto questo, poi tutto prende una luce diversa. Poi Chiaro. nel libro ci sono spiegate le tecniche molto semplici come controllare la respirazione, la cosa più economica del mondo, e anche la più utile, anche la più utile. Tutto qua. Sì, infatti, due tecniche che tra l'altro uso quasi quotidianamente anch'io, anche per anche quando uno si incazza con sua moglie o con i bambini, respirare. Eccetera, eccetera. Sono tecniche utili non solo in situazioni di sopravvivenza, è molto importante dirlo. E ho trovato che infatti di aver parlato di queste tecniche che sono semplici dà una dimensione quotidiana a questo tipo di libri, che è qualcosa che mi importa molto perché io cerco sempre di spiegare ai miei lettori e al mio pubblico che qui non si tratta di prepararsi a solo a delle situazioni ipotetiche, è anche un modo di vita ed è un modo di vita che non è la caricatura che di solito si vede alla televisione venendo dall'America spesso, è un modo di vita che si può applicare a qualunque mestiere, che uno sia un
A te credo sì, sei fotografo, chi è anche businessman o chi lavora, chi si è impiegato. Quando il capo ti rompe le palle, te impari a respirare e invece di rispondergli o di magari rifletti un po' di prima e ti trovi un modo più intelligente di fare quello che hai bisogno di fare, come dici te, di inventarti il modo di tirare avanti in modo che ti va bene. Sì. Anche perché la quantità di stress che riusciamo a reggere è 100. Se partiamo la mattina da casa che abbiamo già un 50, tanto vale riuscire a portare quel 50 a un 10, 15, Sì. quel minimo che ci tenga un po'. Mi è piaciuta anche la parte del tuo libro che parla dei fondamentali fisici e neurologici di come si accumula in fondo lo stress e come si gestisce questo stress. E che in fondo anche lì magari ci puoi spiegare la differenza tra le situazioni come lo spieghi nel tuo libro, di stress imminente, che è il vero pericolo tipicamente, che non succede spesso, però tipicamente il leone che ci corre dietro, che non succede tutti i giorni, confronto al stress che è molto più pesante e molto più Cronicizzante. esatto, che comunque tocca il nostro mentale in un modo che magari non ce ne rendiamo conto. Sì, allora, per affrontare lo stress immediato, l'unica cosa che mi viene in mente è appunto la respirazione. La prima cosa è la respirazione. Come indicato da Grossman in Non Combat, fare la respirazione tattica, inspirare in 4 secondi, fare 4 secondi di pausa, espirare in 4 secondi, fare altri 4 secondi di pausa, è una cosa che va bene. Proprio perché c'è un discorso di feedback bidirezionale tra la mente e il corpo. Quindi se noi siamo agitati, iperventiliamo, ma se noi iperventiliamo forzatamente ci agitiamo. Di conseguenza, se noi rallentiamo il nostro ritmo respiratorio, anche senza stare lì a cronometrare 4 secondi, eccetera, eccetera, ma solamente rallentando moltissimo il ritmo respiratorio, è una cosa che ha degli effetti positivissimi sullo stress momentaneo. Poi anche quello che diceva Amy Cuddy, quella di Harvard, che ha fatto quelle scoperte interessantissime sul cortisolo, è una cosa che può andare benissimo per lo stress a lungo termine. Anche se comunque dedicare 10 minuti al giorno alla respirazione, 5 minuti al giorno alla respirazione è una cosa che ha dei benefici che sono documentati proprio dalla scienza, senza l'ingerenza di nessun organismo esterno che sponsorizzi la cosa, perché la respirazione è la cosa più gratuita che abbiamo e che avremo mai dalla Per vita. adesso non ce la tassano ancora. Ma in Svizzera se ne è messi bene come tasse, qua in Italia non è tanto una battuta questa. Comunque, la respirazione è la cosa più portatile che possiamo fare in qualsiasi momento, è una cosa molto utile. Poi anche l'assumere una posizione di vittoria, come quella che dice Amy Cuddy nel suo bellissimo discorso su TEDx, che invito tutti a guardare, è una cosa che ha degli influenze molto profonde sul rapporto tra testosterone e cortisolo, quindi abbassa i livelli di cortisolo, che è l'ormone dello stress, e alza quelli di testosterone. Comunque, diciamo, nel libro sono spiegate tutta una Sì. serie di pratiche finalizzate ad avere dei livelli di stress bassi, non a non avere livelli di stress, perché non averne non è fisiologicamente adatto alla sopravvivenza, perché un minimo di vigilanza ci deve essere, ecco. Però comunque ridurlo, ridimensionarlo, renderlo uno stress positivo è qualcosa su cui si può lavorare quotidianamente, senza perdite di tempo particolari. 5-10 minuti sono sufficienti. Lo fa, te, quali di queste tecniche usi quotidianamente o molto spesso? Allora, la respirazione cerco di controllarla più spesso possibile. La mindfulness faccio un 5 minuti al giorno, 5-10 minuti al giorno di mindfulness, proprio perché faccio una vita piuttosto con dei ritmi piuttosto intensi, e l'andare molto veloce come ritmi lavorativi è un qualcosa che ti scollega dalle tue sensazioni corporee. Per cui il mindfulness non è nient'altro che stare lì a respirare e sentire le micro sensazioni del proprio corpo. È il punto di partenza per sentire e riuscire a capire realmente i propri stati emotivi. E
Ma per magia, perché la mindfulness è qualcosa di veramente magico, la consapevolezza dei propri stati fisici e emotivi ha degli aspetti positivissimi sui propri comportamenti, sui propri livelli di stress e sul benessere quotidiano della propria esistenza. Quindi trovo che sia la cosa più efficace. Poi ci sono stati periodi che ho fatto anche tanto neurofeedback, quindi con gli analizzatori di onde cerebrali per fare meditazione, perché cercare di arrivare su determinate frequenze di attivazione cerebrale, quindi su determinati tipi di onde, è una cosa che o fai con anni di pratica, con un buon maestro Zen che ti spiega a fare queste cose, oppure semplicemente adesso non ce l'ho qua da farti vedere, però comunque con un caschetto da neurofeedback da 150 euro collegato a un'app sul telefonino, molto banalmente, riesci a analizzare in maniera grossolana ma accettabile il livello di onde cerebrali, quindi di attività mentale nel quale sei, quindi riesci a capire se in quel momento è più facile per te fare meditazione o metterti a fuoco su qualcosa. E anzi, puoi utilizzare queste cose per capire quanto sei a fuoco su una cosa o per capire la qualità della tua meditazione. Poi anche la neurostimolazione transcranica è una cosa molto molto interessante che ho fatto e che faccio un po' più di rado, ma quando mi serve un impegno mentale extra, perché mette le cellule cerebrali e i neuroni in condizioni di una neuroplasticità che è eccezionale per l'apprendimento di determinate cose. Quindi, ed è tutto, diciamo, ha tutta un'amplissima documentazione scientifica ed Esatto, è stra. stavo proprio per dirlo, So. è importante ricordare che tutto questo, chi sente parlare di meditazione, di mindfulness, qui non è New Age, qui No, no, è esatto, scienza, è importante dirlo. non sono delle opinioni. Io ho citato la mindfulness nel libro per essere attaccabile, perché la mindfulness è studiata a livello universitario da decenni ed ha degli studi proprio solidi sulla sua efficacia. Assolutamente, confermo. E al giorno Giorgio, come ti proponi anche? Fai molto esercizio fisico, sport? Allora, dipende diciamo che la mia forma fisica è inversamente proporzionale alla quantità di lavoro che ho. Nel senso che 5-10 minuti per fare un po' di flessioni, trazioni, li trovo più o meno sempre. Però veramente ci sono i giorni che lavoro 20, dalle 18 alle 20 ore di fila, quindi in quel caso lì proprio non hai tempo per fare niente. Certo. Cioè, devi scegliere se mangiare o se allenarti, quindi chiaramente scelgo di mangiare. È più piacevole. Però comunque quando posso faccio sia con attività aerobiche che attività anaerobiche, quindi dalle banalissime ma utili flessioni, corpo libero, palestra, quello che capita. No, bene. Beh, guarda, senz'altro io consiglio a tutti chi ci ascoltano di leggere il tuo libro che è davvero. Io l'ho trovato perfettamente complementare a quello che ho scritto io. E tra l'altro alla Oatly c'è una serie di libri della stessa collezione, della stessa collana si dice, sulla sopravvivenza, che sono complementari, che sono perfettamente in simbiosi. E lo dico a chi ha già letto il mio libro, assolutamente leggete anche questi qui, che sono scritti molto bene, sono molto pratici, sono molto semplici, poi sono in un formato come questo qui di un tuo collega, Enzo Maolucci, che Insomma, Luci, sono un sì, formato grazie, che grazie. è piccolo, però anche denso, e poi hanno il vantaggio di avere molte, che non si vede sullo schermo, illustrazioni che completano, invece il mio è molto più strategico, dunque è perfettamente complementare. E io ti ringrazio, e comunque forse ci vediamo una volta in Italia, vengo spesso su Milano. Volentieri, volentierissimo, mi farebbe piacere E magari ci organizziamo anche una conferenza o un raduno, sai, funzionano, di partecipare. solito funzionano bene.